una grande persona, che è anche un grande scrittore, Primo Levi, ha raccontato il dolore degli ebrei italiani che le crudeli leggi razziali mandarono a morire dietro i reticolati dei campi di concentramento. Siamo arrivati di notte ad Auschwitz e proprio perché di notte sotto i fari era qualcosa di poco reale. Era uno sbarco in un mondo imprevisto, non prevedibile, in cui tutti urlavano, in cui si creava il fracasso a scopo intimidatorio per stroncare un'eventuale resistenza, magari anche solo passiva. Una banchina illuminata in cui tutti urlavano ordini, che venivano tradotti malamente in italiano da qualcuno, non so da chi, e in cui subito ci siamo trovati privati di tutto, dei bagagli prima, degli abiti poi, delle famiglie subito, separati e scaraventati nell'universo concentrazionario. Che cosa l'ha aiutata a sopravvivere nel campo di concentramento? Principalmente la fortuna, perché non c'era una regola visibile per cui sopravvivesse il più colto, il più ignorante, il più grasso, il più magro, il più religioso o il più incredulo. Quindi al primo posto metterei la fortuna. Poi, secondo a molta distanza, la salute e, proseguendo ancora, una mia curiosità del mondo intorno a me. Ho letto che sopravvivevano più facilmente quelli che avevano fede. Sì, questa è una constatazione che io ho fatto e che molti mi hanno confermato. Qualunque fede, fede religiosa, cattolica, ebraica o protestante, fede politica, il percepire se stessi come non più come individui, ma come membri di un gruppo, anche se muoio io qualcosa sopravvive, la mia sofferenza non è vana. Questo era un fattore di sopravvivenza, infatti. Non pesava di più la nostalgia? La nostalgia pesava soltanto quando i bisogni elementari erano soddisfatti. La nostalgia è un dolore umano, un dolore ragionevole, un dolore al di sopra della cintola, diciamo, che riguarda l'uomo pensante, che gli animali non conoscono, e la vita del lager era animalesca, e le sofferenze che prevalevano erano quelle animalesche, appunto, la mancanza di cibo, il freddo, l'essere mal coperti, l'essere picchiati, percossi, quasi tutti i giorni, quasi tutte le ore, ma anche un asino soffre per le percosse, per la fame, per il freddo, anche un cane. E quando, nei rari momenti in cui capitava che le sofferenze primarie cessassero, qualche volta capitava, molto di rado, allora affiorava questa altra categoria di sofferenze, tra cui la nostalgia, la sofferenza dell'esilio, della famiglia perduta, del pericolo, della paura della morte anche. Si legge nella tregua di Primo Levi, di 650, quanti eravamo partiti, ritornavamo in tre. Ritornavamo più ricchi o più poveri, più forti o più vuoti. Ci sentivamo vecchi di secoli, oppressi da un anno di ricordi feroci, svuotati e inermi.